Bentornati amici delle potature di glicine in un nuovo episodio di Monster Hunter. Lui parla e ci racconta tante belle cose di cui in realtà non ce ne frega un cazzo, perché ci dà i soldi, il cash, i dindini. Dobbiamo andare a prendere il per sminchio l'oro. Ho sbagliato, il ferro ci ha regalato il mega picca 1 e adesso andiamo a raccattarci un po' di bigoli da metterci nel buco del culo, ragazzi, nel buco del culo. Allora, che dire, vi sta piacendo, non vi sta piacendo, volete che salto tutta questa parte introduttiva? Che vi attaccereste comunque al cazzo, perché sto registrando 300 anni prima, quindi è inutile anche che io lo chieda, perché tanto ve lo cuccereste lo stesso. Ho sbagliato la mia vita. Allora, vaffanculo. Allora ho un dubbio. Iniziamo subito a raccatarci un po' di erbette, perché ci servono sempre le erbette. Rendetevi conto che arriveranno gameplay più avanti, molto più avanti, e forse non so neanche se arriveranno mai, perché non so se c'è quel mostro in non online, e non possiamo andare online, mi spiace. E in cui, nonostante il livello avanzato di gioco, ci dovremmo portare dietro anche le erbe per curarci, il che vuol dire veramente essere ridotti alla merda per quanto mi riguarda usare le erbe. L'erba è tipo quella cosa che... Ma che figlio di troia! È proprio quella cosa che non userei mai per niente al mondo, ma... Arriveremo anche a quello, ragazzi, arriveremo anche a quello. Amari estremi, estremi rimedi. Fanculo, basta. Dobbiamo andare a esplorare, come avete visto, è comparsa la zona 4. È comparsa la zona 4. Quindi andiamo. Andiamo subito per direttissima. Andiamo per direttissima alla zona 4. Sono comparsi dei gatti. Questi gatti, ragazzi, dobbiamo ucciderli, punto. Nel senso che sono interessanti, perché ti droppano degli oggetti che non ti rimangono nell'inventario, tranne rari casi. Ok. Però ci saranno utili durante l'esplorazione, quindi tipo razione, cura, tutte cose che non ti rimangono post missione, ma le puoi utilizzare. E soprattutto, se ti colpiscono, ti ciulano un oggetto. Te lo ciulano proprio abbondantemente, te lo puoi ficcare proprio nel buco del cazzo, che te l'hanno rubato, basta. Cricket. Spiderweb. Spiderweb. Andiamo. Quest'area, ragazzi, la zona 4, è una zona dove non c'è praticamente nulla se non della roba da picconare. In realtà, qua c'è questa cosa. E qui ci trovate fondamentalmente gli oggetti che vi inculano. Tutti gli oggetti che vi hanno inculato li verrete a raccattare qua, se mai vi interesserà riprenderli. Lato positivo, che se voi avete l'erba feline nell'inventario, vi ciulerà quella senza ciularvi il resto. E non mi ricordo se si trasformava in un altro tipo di oggetto oppure se ritrovavate l'erba lì.
Questa zona teoricamente è ricca di minerali da picconare, cosa che teoricamente è tutta la mappa in giro. Però per adesso ancora non li abbiamo sbloccati, per adesso dobbiamo andare proprio in punti precisi, come questo. Olè. Iron ore, abbiamo trovato ciò che voleva il minatore là, il fabbro. Però noi adesso cercheremo di ciucciarcene il più possibile, sempre che non ce ne fosse solo uno, e invece no, ce n'è un altro. Allora, cosa molto importante, abbiamo rotto un piccone. Questi sono dei mostriciattoli di merda, queste sanguisughe qua del cazzo, sono veramente sui coglioni, schifo. I Gigi, figli di una cosa orrenda che è presente in questo gioco, che è la modifica di un'altra cosa orrenda presente in un altro gioco. Iron ore, perfetto. Allora, ci sono diversi tipi di cristalli, ce ne sono veramente un botto, e alcuni si differenziano anche proprio per il colore del minerale stesso che stiamo picconando, ragazzi. Quindi più avanti riconosceremo se vale la pena o meno picconare un determinato minerale in una determinata area. Diciamo che in base alla mappa cambiano generalmente e basta. Direi che è inutile che ci perdiamo in tante ciance, nel senso, raccatterei un po' di ossa, proprio ignorando completamente loro. Ci farei un po' di oggettistica, così almeno tanto non ce ne interessa se ci picchiano. Cioè, mi interessa perché mi rompono il cazzo e devo ricominciare. Non abbiamo paura di prendere un po' di danno. Non abbiamo una missione da portare avanti, quindi ci possiamo permettere di farci colpire ignorandoli completamente. Poi, in genere qua ce n'era sempre un altro, ma vedo che non c'ha da fare. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente, a posto, andiamo nell'altra mappa. Allora, il nostro amico ha il fiatone. Eccoci qua, zona 5. Visto? Sono persi anche qua questi stronzi. Non vedo niente, quindi possiamo tranquillamente andarcene. Un attimo di fiatone, perdonatelo. Pronti! Raccattiamo ancora qualche fungaiolo e poi ci mettiamo fuori dei granoni e magari anche il miele, nel dubbio. Fa sempre. Bene. Non abbiamo visto degli apnut. Non ci sono oggi. C'erano dei cerbiatti di merda e basta. Peccato, perché le ossa mostro piccole ci fanno sempre molto, molto comodo. Soprattutto perché, se ben mi ricordo, ci si possono fare i picconi con le ossa mostro piccolo e il ferro. Così non dobbiamo comprarlo, perché di soldi ancora, ragazzi, non ne abbiamo. Siamo poveri. Poveri come Prozio IRL, che gioca. Allora, là tanto non possiamo pescare, pesciame è da un'altra parte, almeno penso. Esatto, sì. A posto. E invece sono comparsi gli apni e quindi li massacreremo adesso. Ovviamente ho ciccato il colpo.
bastardo. E gli gira. Per Dio. Scalchiamolo. Romit. E ovviamente l'osso mostro piccolo ce lo possiamo ficcare nel buco del cazzo. Perfetto, ragazzi. Visto che non ho la minima voglia di andare ancora là, andiamo avanti con le missioni in modo estremamente rapido, perché tanto non ci interessa perdere ulteriore tempo per ora. Eccoci. Perfetto. Così adesso possiamo potenziarci le cose. Soprattutto, possiamo potenziarci questo? No. Perché? Perché ce ne manca i soldi, che non abbiamo i soldi. Ecco perché non possiamo. Siamo poveri, poveri Leica, big ass bitch. Questo cosa vuole? Megaretino. Ci ha regalato il megaretino. Allora, ha detto qualcosa sulle fate, ma non ha detto, era una cazzata. Comunque, posto. Parliamo con Vincenzo, che ci dirà che gli serviranno altre cose. Possiamo fare un po' di punti extra, ma non li facciamo. Possiamo vedere se abbiamo qualcosa di interessante da vendere, ma non ce ne importa. Questi sono bei soldi, potremmo investirli, dai. E anche questo. Investiamo sti due dindi, ci potenziamo un attimo la spada, ragazzi. Ci potenziamo un attimo la spada, che sicuramente per ora è cosa buona e giusta. Poi come cazzo si fa a vedere l'anteprima? Non si può. Ah, ok, preview. Ah, che bella, ragazzi. Che belle. Veramente belle, 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 belle. L'estetica delle cose in questo gioco mi garbano un sacco. Come possiamo vedere, questa qui diventerà l'arma del Gran Yaji. Infatti, ci servono Great Yaji Claw, Yaji Hide, Makalite Whore. Altrimenti, se andiamo avanti sul ferro, avremo Makalite Whore, Heart Crystal e Iron Ore. Lì nel Gran Yaji probabilmente è una linea più breve, perché vediamo un potenziamento di danno molto più alto e subito una lama verde. Quindi secondo me è una linea un po' più breve rispetto all'altra, ma voglio dire, siamo all'inizio del gioco, facciamo in tempo a cambiare arma 300.000 volte, ragazzi. Quindi adesso io dico queste cose, ma sono tutte supposizioni, perché uno, non mi ricordo niente, due, chi se ne frega, nel senso, ragazzi. Allora, iniziamo un po' a mettere giù delle cose che ci interessa. Mettiamo un po' a posto anche il nostro inventario. Salviamo la partita. Salviamo questi secondi buoni. Così mi sono salviato il naso e abbiamo dormito. Perfetto.
Parliamo ancora con Bomber. Arpione. Ok ragazzi, mi sa che abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato, ragazzi, l'altra porzione di mappa, secondo me. Hanno messo a posto l'orto, Yoda, e possiamo coltivare i funghi, le farfalle e le cascate. No, scherzo. Qua si può farmare, ragazzi, si può farmare un sacco di roba. Si possono farmare gli insetti, si possono farmare i funghi, si possono farmare i raccolti, si possono farmare le api col miele. Io direi di coltivare l'erba. Usiamo un letame. Tre cicli. A posto. Quindi per tre missioni, se saranno abbastanza lunghe, possiamo coltivare. Questo si chiama cicoria e noi penso proprio che... Parma? Malta? Fresa! È il fresatore a posto. Grande fresa. La maschera qua. Sempre impossibile. Poggi. E ok. Andiamo. Nessuno penso che abbia niente da dirci. Qua. Non penso che nessuno ci dia ancora missione. Perché dobbiamo finire di esplorare tutto. Andiamo, ragazzi. Ma sì, chi se ne frega, l'armatura. Possiamo iniziare a farci qualcosa di un po' più serio dopo. Per adesso, chi se ne frega. Olè. Bene ragazzi, abbiamo sbloccato tutta la mappa. Abbiamo sbloccato tutta la mappa, a posto. Perfetto. Craccattiamo come sempre le nostre erbette di merda, perché sì. Le nostre erbette servono sempre e si va a esplorare. Direi che per dare un filotto logico possiamo esplorare dal 7, così andiamo sull'8, dall'8 ci buttiamo al 5, poi facciamo il 9, 10, 11. Così da dare un senso. Intanto voglio ammazzare questo. È morto. Ce l'ha fatto malissimo, comunque, ragazzi. Un danno allucinante. Pelle calda. Perché se noi gli stordiamo, ci danno le corna. Se noi li uccidiamo, ci danno la pelle calda. Adesso mi ricordo la differenza tra un'azione e l'altra. E le corna sono una cosa più pregiata, ragazzi. Penso. Allora, proviamo l'ultima volta. Fanculo, porco dio. Lentissimi, ragazzi, ma capiremo poi che in realtà non è tutto un grande svantaggio essere così lenti. Perché tanto non saranno mai così tanto veloci i mostri che andremo a uccidere. Quindi sì, è molto più fastidioso e rompicazzo cercare di uccidere questi che fare effettivamente un mostro. Normale.
Adesso ci faremo ciucciare via un oggetto e poi ce lo riprendiamo. Ovviamente no, perché sono scemo. E ci siamo fatti inculare tutti e due gli oggetti che ci servivano. Quindi adesso speriamo in Dio che sia vero quello che mi ricordavo, ovvero che sia qua il nostro oggetto. Perché quella rapina di merda ci serviva. Ovviamente mi sono sbagliato totalmente. Vabbè, dai, abbiamo ancora due al più, meno male. Comunque sì, sanno. Ok, abbiamo riottenuto ciò che ci hanno rubato. Perfetto. Mi ricordavo giusto. Andiamo. Andiamo direttamente al 6. Anche se potremmo picconare un po'. Bene. C'è mai che troviamo di cristallo terra o del macalite, ma non penso di riuscire a trovare nulla di tutto ciò, perché secondo me si trovavano poi un pelo più avanti quelle cose. Allora, Iron ore, perfetto. Quello schifo lo lasciamo di dov'è. Poi qua ignoreremo completamente i nostri amici. Io sbaglio sempre. Tasto. Poi ci prendiamo un po' d'erba. Beh, in realtà potremmo approfittare di tutto questo per memare, visto che oggi è il 16 ottobre, la guerra in Israele è iniziata da poco e questo video uscirà tipo alla Befana, se tutto va bene. Quindi possiamo memare e prevedere il futuro. Sarà già scoppiata la terza guerra mondiale? Secondo me no. Ci vuole ancora un pochino di tempo, ma non tantissimo. Però secondo me io ce la vedo tra un 5 anni la guerra. Fluido di mostro, meno male, era proprio quello che stavo cercando, onestamente. E non sto scherzando, quell'oggetto lì è abbastanza raro. Bastardo, signore. Ti danno sempre dei malus del cazzo, sti figli. Tanti non li odio troppo. Ask. Io vorrei la corte, se fosse possibile. Questo. Adesso lo uccidiamo a calci questo stronzo. C'è del bullismo. Eccoci. Almeno qualcuno qui la pianta di rompere i coglioni. Anche perché c'ho sto malus che non mi ricordo cosa mi fa e non voglio ricordare.
andiamo a vedere la zona 8, ragazzi. Ho sbagliato. Oh, no. Secchini di merda, è vero. Zona 8. Nella zona 8, ragazzi, è il nido dei Wyvern. Come possiamo vedere, ci sono delle uova. Fondamentalmente, ragazzi, sì, il colpo cade giù dall'alto, è quello più forte che abbiamo, e quindi lo si spamma generalmente, come stiamo facendo adesso. Questa è la tecnica dello spadone, ragazzi, è molto noiosa, ma noi vi prometto che non la affronteremo in modo noioso. Cercherò comunque di non usare lo spadone, sono, come ben detto, più da altri tipi di armi. Lente, ma un po' più dinamiche, dai. Tutto questo perché l'ho fatto? Perché li abbiamo uccisi? Perché volevo qui i cumuli di ossa. E infatti butteremo nel cesso questa. Perfetto, perfetto. Qua ce n'è un altro, sperando che non ci vedano i bro. Ci hanno visto. Figli di puttana. In realtà c'erano anche altre combo che io non mi ricordo come fare. Oppure sto sbagliando Monster Hunter, chi lo so. Fuori, fuori, li abbiamo fatti fuori, ragazzi. Un po' di punti li stiamo facendo su. Osso qua, osso là. Andiamo a scotennare sto stronzo. Osso mostro piccolo, meno male. E manderemo a fanculo. Manderemo a fanculo Insect Husk. Perfetto. E ora ci lanciamo alla zona 5, ragazzi. Eccoci qua. Caviglie obliterate, perché ovviamente con una roba del genere devi essere fortissimo. E adesso ce ne andiamo alla zona 9, ragazzi, una zona nuova. Ho sbagliato questo. Direi di bisteccarci, perché altrimenti ci obliteriamo i coglioni. E ci erbettiamo. Perfetto. Non penso che incontreremo chissà che cosa, però non si sa mai. Tranquilliamoci lo stesso. Incontreremo dei ludro, che saranno dei nuovi nemici. E soprattutto mi sa che possiamo pescare, ragazzi. Possiamo pescare qua. Eccoci. Pronti. Guarda che spettacolo. Proprio come in Madagascar, eh? Gli era mancato, eh? Preso. Io ho preso un pesce del sole. Io vorrei prendere quel tonno gigantesco, ma mi sa che non è. Dobbiamo prenderlo quando è abbastanza girato, eh.
gira bene, 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 tipo così. Sì, no, ci hai girato più là, che è di merda, però forse no, abbiamo tirato un pesce che non vorrei. Mi piacerebbe in quel tonno ghiottone gigante. Dai, che forse c'è. Dai, dai. Prego, ragazzi. E lo swappiamo con il bitter bug. Sono veramente scemo. A posto, ci siamo immersi, ragazzi. Come potete vedere, abbiamo il respiro e poi eccoci qui. Questi non mi ricordo come si chiamano, ma sono tipo degli apnenot acquatici. E più, eccoci qua. Perché sono i cugini degli api, fondamentalmente. Sono una controparte acquatica. E gli scalchiamo il cazzo. È rimasto male. È morto rimanendoci malissimo mentre gli scalchiamo via il cazzo. E lo swappiamo in cambio del cricket. Per forza, posto. Allora, teoricamente lui vuole che noi ce ne andiamo direttamente al 12, secondo me. E quindi noi andremo al 12. Ah, e sul fondale, ragazzi, si possono trovare cose interessanti come ossa, come cose da picconare. Sono un sacco di cose interessanti. Tipo questo qua ci fai i soldi. Però lo cambiamo al posto della ragnatela, tanto trappole non ci interessa farle. E nel caso in cui noi stessimo combattendo sott'acqua, le bolle d'aria, come tutti i videogiochi ci hanno insegnato, ci daranno ossigeno. Proprio come in Rayman Revolution. Andiamo. Ovviamente esisteranno e ci sono cure, tra virgolette, per ripristinarci il respiro. Ci sono tante cose interessanti, ragazzi. Questi saranno tutti un po' gameplay di un po' più pacco, un po' più noiosi, un po' più spiegoni. Ale, Ada che pescioloni. Allora, in poche parole, dobbiamo arpionarli. Lo scambieremo con la carne cruda perché non ho voglia di pensare ad altro con cui scambiarlo. E poi lo alle azzicchiamo. Olà!
Perfetto, carne cruda che si era data un pesce, ricordiamoci questo dettaglio importante. Adesso mi soffierò un po' il nasino. Con tutti i pinguini, come direbbe Francesco. E andiamo nell'area 12, verso questa vagina. Verso questa vagina luminosa. A posto. Qua troveremo ossa. Sempre se i setti di merda ce lo permettono. Madonna, se sono veramente la cosa più fastidiosa di Monster Hunter sono questi. Potrete parlare con chiunque, ve lo confermerà. Però possiamo scalcarlo, che questo è un grande passo avanti, perché hanno un'armatura sti stronzi. E mi piace un sacco. Che top. No dai, scalca sto stronzo. Scalcalo. Che top. Allora, cambierei con questo. Poi abbiamo finito di prenderci le ossa di merda. Che top. Che top. E Ole. A posto. Direi che ce ne ritorniamo al villaggio da qua, perché farmela a piedi non ho voglia. E ce ne torniamo. Siamo tornati al villaggio. Allora, un sacco di puntini gialli ovunque. Quindi direi di partire con lui. Ci ho detto che siamo bravissimi a pescare. E raccattiamo i punti e mandiamo tutto al box. Poi andiamo da lui. Mi sembra che ce la stiamo cavando, che siamo bravissimi. Hai fatto qualcosa per te. Una sfera armatura. Queste sfere armatura servono per potenziarci le armature. Adesso voglio vedere una cosa. Eccoci qua. Com'è che si faceva? Guarda che carina. Per tutte le armature cattive. Poi c'è questa da Kylaton. Che c'hai anche il cappelletto con questa armatura. E che bella. Che ci serve. Oltretutto c'è anche una bellissima difesa questa armatura, paradossalmente. Altaroth. Velvety. Leader Beetle. Tutta roba che non abbiamo assolutamente. A posto. Potremmo anche farcela, per carità, un'armatura, ma aspettiamo ancora un attimo tanto. Oh.
questa qua e ha detto: non ho capito un cazzo. Comunque ci offre di comprare sempre le solite stronzate. Ma certo, non abbiamo una lira. E quindi si arrangia. Il vecchio lascia dei soldi. Dice che noi siamo fortissimi. Fate di gente fantastica. Infatti ci ha regalato 1500 euro. Che top. Adoro questo uomo. La signorina. La signorina ci darà cose da comprare nuove, come il libro delle combinazioni. Il libro delle combinazioni, ragazzi, è importantissimo perché ci permette di fare combinazioni più faighe e più che altro di evitare di fare della merda, dell'immondizia. Finally abbiamo notizie dalla Gilda, quindi dobbiamo fare delle missioni. Finalmente abbiamo delle missioni, ragazzi. Livello 1, andare a raccattare dei funghi. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Finalmente, ragazzi, abbiamo la Gilda che ci darà le missioni. E le missioni iniziali, ragazzi, faranno tutte cagarissimo, aspruzzissimo. Questo qua lo lasciamo giù. Questo lo lasciamo giù. Questo per ora lo lasciamo giù. Questo per ora lo lasciamo giù. Questo lo lasciamo giù. Giù, 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 e giù. Perfetto. Poi qua non abbiamo niente di incredibile valore, perché ci spendiamo con la merda. Tanto io di soldi da sputtanare in armature da comprare non voglio. A posto. Ragazzi, salviamo la partita. Ci vediamo al prossimo gameplay.